ma anche gli atti di governo che hanno recepito in maniera, diciamo, superficiale e frettolosa quello che era il meccanismo del bail-in per la soluzione delle crisi bancarie. In questo senso, diciamo che se questa è l'esperienza recente, diciamo che un altro articolo della Costituzione è in qualche modo messo in discussione, che è quello che salvaguarda il risparmio, l'articolo 47 della Costituzione, viste appunto le recenti esperienze negative di questo governo che in tema di istituti di credito e riforma del sistema finanziario, possiamo dire senza nessuna intenzione polemica, ha dato veramente il peggio di sé. Grazie. Grazie onorevole Busin. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Illustra la questione pregiudiziale Lanfranco ed altri, numero 4, il deputato Lanfranco. Prego onorevole. Grazie Presidente. Intanto voglio premettere che io non sono solito condividere l'abuso che talora i gruppi di opposizione fanno delle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Però stavolta, e per questo ci ho tenuto anche a firmare la nostra questione pregiudiziale, devo dire onestamente che il decreto emanato dal Governo rappresenta un autentico vulnus delle prerogative del Parlamento e delle norme costituzionali che lo regolano. E questo non soltanto per quanto concerne i requisiti che ogni decreto deve avere, ma anche per la violazione di norme sostanziali che regolano la materia di cui il decreto tratta. Per quanto concerne i requisiti di necessità, urgenza e straordinarietà, su cui peraltro la Corte Costituzionale si è varie volte soffermata, devo dire che sarei curioso di trovare qualcuno che riuscisse a dimostrarne la sussistenza. Intanto perché il decreto in questione, almeno per quanto riguarda la parte che riguarda la riforma del credito cooperativo, è un'autentica riforma strutturale del comparto, una riforma che riguarda il 15% degli sportelli bancari italiani, il 6% degli attivi complessivi, 135 miliardi di impieghi e in buona sostanza una parte molto corposa della realtà legata al territorio italiano. In secondo luogo perché i requisiti di urgenza sono totalmente assenti in questa vicenda. Di questa riforma si parla da molto tempo, è stata richiesta in vero dapprima dalla Banca Centrale Europea, poi dalla Banca d'Italia e ne abbiamo tracce in documenti ufficiali. Di questo il Governo si sta occupando da mesi, ha rinviato questa riforma di settimana in settimana. Dove sono i requisiti di necessità e di urgenza? Di fatto non ci sono, tant'è che in tutta onestà e col massimo rispetto mi viene da chiedere come abbia fatto la Presidenza della Repubblica a controfirmare questo decreto. Devo dire che al di là delle esternazioni presidenziali che confermano la bontà degli indirizzi della Corte Costituzionale, di cui peraltro faceva pure parte lo stesso attuale inquilino del Colle, e poi nella sostanza si continuano a autorizzare decreti i cui requisiti mancano. E casualmente mancano, come è avvenuto ad esempio anche in un altro atto di governo in tema di banche, decreto sulle banche popolari dell'anno passato, un decreto la cui ambiguità fa un po' il paio con l'ambiguità di questa, perché si individuano profili dimensionali, allora erano gli 8 miliardi, stavolta sono i 200 milioni, scelti, onorevoli colleghi, non so per quale motivo, forse lo so, e nella proseguo della discussione parlamentare, dapprima in Commissione e poi in quest'Aula, avremo modo di parlarne. E quindi, a maggior ragione, il Governo che è già profondamente intervenuto, sia pure in maniera inefficace e confusa, trattando la questione banche, il decreto banche popolari, il decreto salva banche, poi immesso nella legge di stabilità,
le leggi di recepimento di direttive europee, quella del bail-in, è intervenuto varie volte. Dove sono, onorevoli colleghi, i requisiti di necessità, urgenza e straordinarietà? Non ci sono. Non ci sono e quindi la nostra pregiudiziale è assolutamente fondata. Ma mi consentirete di dire che questa pregiudiziale è vieppiù fondata per la palese violazione di altre norme costituzionali. Intanto l'articolo 3, onorevoli colleghi. Perché il cosiddetto meccanismo della way out, non sto qui a spiegarlo perché i colleghi pochi che sono presenti saranno certamente consapevoli di questo meccanismo con cui si consente alle banche di credito cooperativo che hanno un patrimonio netto superiore ai 200 milioni di evitare l'incorporazione, chiamiamola così impropriamente, da parte della holding capogruppo, pagando una sorta di imposta straordinaria forfettaria pari al 20% delle proprie riserve. Perché soltanto quelle banche e non tutte? Mi pare evidente che c'è una disparità di trattamento tra le banche di un certo tipo di dimensione piuttosto che le banche di un altro tipo di dimensione. Ma, onorevoli colleghi, la parte più profondamente, se me lo consentite, incostituzionale di questo decreto è quella che di fatto mina alla radice la tutela del modello cooperativo, sancito dall'articolo 45. In pratica questo decreto consente, attraverso il meccanismo della way out, a poche, fortunate, alcune delle quali banche ubicate casualmente in un territorio molto sfortunato per la questione bancaria, onorevoli colleghi, la Toscana, la terra del Monte dei Paschi, la terra della Banca Popolare dell'Etruria, adesso anche la terra di alcuni fortunati o sfortunati crediti cooperativi, di trasformarsi in SPA senza devolvere il proprio patrimonio ai fondi mutualistici e oltretutto rendendo divisibili le riserve con il pagamento appunto di quella imposta forfettaria pari al 20% a cui facevo riferimento. Questa norma, per chi conosce un po' i meccanismi, e mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Partito Democratico che hanno una storia di appartenenza importante alla sinistra italiana, apre un vulnus dalle conseguenze incalcolabili. Intanto perché l'agevolazione sugli utili destinati a riserva venne miracolosamente salvata dalla Commissione europea proprio in virtù di quella caratteristica di indivisibilità. Ed essa subirebbe necessariamente una rivisitazione con danni incalcolabili per tutte le società cooperative, in particolare quelle a mutualità prevalente. Inoltre, e forse la cosa più grave, questa norma derogatoria potrebbe fungere da grimaldello per altri settori della cooperazione interessati a privatizzare le riserve al fine di dividerle tra i soci. Allora, per chi conosce questa materia, non credo che ci sarebbe bisogno di molte altre parole per votare a favore non solo della nostra ma anche delle altre pregiudiziali di costituzionalità, perché non siamo in presenza della consueta arroganza del governo nell'emanare decreti privi dei requisiti costituzionalmente previsti di necessità, urgenza e straordinarietà, ma siamo in presenza di un decreto che, almeno nella parte relativa alla riforma del credito cooperativo, viola palesemente l'articolo 3 della Costituzione e soprattutto l'articolo 45 connesso con l'articolo 53, smontando il modello cooperativo, onorevoli colleghi della sinistra, smontando il modello cooperativo e, tra l'altro, non cogliendo neppure, e vado verso la conclusione, quello che è l'obiettivo della riforma, che sarebbe quello di dare solidità attraverso un gruppo unico a queste piccole banche di territorio, poiché è di tutta evidenza che il lungo periodo che viene previsto per dare attuazione alla riforma indurrà alcune banche di credito cooperativo ad unirsi tra loro, come sta avvenendo ad esempio nella mia terra umbra, per cercare di arrivare ai famosi 200 milioni e svincolarsi. Ma io mi chiedo, e concludo, onorevoli colleghi, non solo
perché il Presidente della Repubblica abbia firmato un decreto privo dei propri requisiti, ma mi chiedo come faccia una parte significativa della sinistra italiana, concludo Presidente, a consentire al Governo di andare avanti su una riforma che per un verso smonta il modello di credito cooperativo così importante per tanta parte delle famiglie e delle imprese italiane, ma per altro verso lo faccia non solo non cogliendo l'obiettivo del consolidamento del settore, ma di fatto andando a stabilire delle norme che hanno come unico fine quello di favorire talune piccole banche che hanno nome, cognome e anche indirizzo a Palazzo Chigi. Grazie, ha chiesto di parlare il deputato Andrea Mazziotti di Celso, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi. Sono grato all'onorevole Lanfranco perché mi sembra che il suo intervento sia stato l'unico in cui si è parlato della Costituzione, tranne un accenno all'inizio del dibattito. L'urgenza in questo caso esiste, ed è questo il primo tema, ed è sotto gli occhi di tutti, e riguarda una buona parte del decreto. Qui abbiamo discusso moltissimo di merito oggi, si è parlato quasi esclusivamente di merito e su quello anche Scelta Civica ha dei commenti, ha delle osservazioni, le ha portate avanti, ne parleremo dopo.